Ho dimenticato una cosa, un'informazione importante su questo discorso. Lo strumento che lavorando su scale logaritmiche permette di fare moltiplicazioni, divisioni ed altre operazioni normalmente complesse si chiama regolo calcolatore ed è stato usato fino agli anni 70 prima che comparissero le calcolatrici elettroniche. Questo è l'aspetto del modello standard, quello che lungo una quindicina di centimetri, vedete che poi ci sono n altre scale molto più complicate dentro, che non sempre semplicemente quella che vi ho indicato. Comunque, con una slitta scorrevole trasparente che riporta una linea verticale che serve a collegare le varie scale, oppure semplicemente tenere presente dov'è il punto a cui poi vado ad aggiungere o sottrarre il segmento. Prima io col dito ho segnato l'1,7 dove era, qui con questa slitta trasparente si puntava sull'1,7 e poi tenendola lì si andava a posizionare l'altro di conseguenza. Stavano nel taschino ovviamente e lo usavano tutti gli ingegneri, geometri e cose del genere. Ce n'è un modello che era di mio nonno, microscopico, che è lungo una decina di centimetri, e poi ce ne sono anche stati dei modelli molto più grandi, con la convenienza di fare i calcoli con maggiore precisione. Oltre le tre cifre significative, comunque non si riusciva ad arrivare, ovviamente. In ogni caso, diverse moltiplicazioni complicate venivano fatte in una frazione di secondo, con un po' di difficoltà nel ricordarsi gli esponenti. Qui abbiamo fatto 1,7 per 3,6, ma se fosse stato 17 per 360 bisogna tenere conto di tutti gli zeri, non è una cosa facilissima. Diciamo che in assenza delle calcolatrici elettroniche, gli ingegneri per secoli, perché è stato inventato qualche secolo fa questo strumento, si sono avvalsi di questo strumento per fare velocemente dei conti. Abbiamo lasciato in sospeso la divisione. Immaginiamo di dover fare, che ne so, 42 diviso 3,5. Questa è una cosa che fatta a mano è complicatina, non è una roba semplice. Ecco, con regolo prendiamo il 42 dove si trova? Il 42 è qua. A questo 42 io devo sottrarre il segmento che corrisponde a 3,5 e quindi posiziono della scala superiore il 3,5 qua e vado indietro. Sono andato a finire su un 1,2, un po' più scarso sarebbe meno, però siccome ci sono, mettiamo circa 1,2. Attenzione, no, 42 diviso 3 farà 12, 12 non 1,2. Quindi fa circa 12 il risultato. Vediamo qual è la risposta fatta con la calcolatrice. 42 diviso 3,5 fa 12. Esatto, vabbè, qui non sembrava neanche tanto esatto, comunque. Ecco, vedete che io già avevo sbagliato una cifra decimale, bisogna stare attenti a che conto si sta facendo. Un 40 diviso 3 non può fare 1, non può fare 120, ma deve fare 1, deve fare 12. Quindi il risultato che mi viene sulla scala è una cosa da comunque prendere con le pinze, ragionarci e capire dove è messa la virgola. Qui ci sono chiaramente le prime cifre significative. Quello che non c'è servito qua e ci devo arrivare io con la testa è la posizione della virgola. Di cosa sto parlando? Sto parlando di decine, di unità, di centinaia, eccetera. Oltre il discorso di fare moltiplicazioni e divisioni, quindi moltiplicazioni sommando i segmenti mettendo uno dietro l'altro e divisioni sottraendo i segmenti, quindi dal segmento che rappresenta i 42 gli tolgo il segmento che rappresenta 3,5. Oltre a queste operazioni, ce ne sono n altre, vediamo soltanto una semplicissima, che è quella legata al fatto, la proprietà dei logaritmi che riguarda la potenza, è quella che dice il logaritmo di un x elevato a n è come dire n volte il logaritmo di x. Visto il caso, vedendo il caso particolare del numero
2, quindi il quadrato, il logaritmo di x alla 2 è 2 volte il logaritmo di x, ok? Quindi, siccome si tratta di esponenti, ovviamente quando parlo di quadrati parlo di raddoppiare l'esponente, è logico. Questo significa che nella mia scala logaritmica, un elevamento al quadrato significa semplicemente un raddoppio di lunghezza. E allora cosa hanno pensato i costruttori, gli inventori, gli studiosi che nei secoli hanno messo a punto in maniera sempre più complicata questo strumento? Hanno pensato a una scala che riportasse la scala logaritmica però raddoppiata, ripetuta 2 volte. Vedete, qui c'è l'1 e il 10 che stanno in metà della scala, poi dal 10 si passa al 100. Praticamente questa scala doppia è più fitta, esattamente di 2 volte, rispetto alla scala sotto. E quindi c'è un rapporto di quadrato. Quando una cosa è doppia nei logaritmi, c'è di mezzo un quadrato. E lo si può constatare facilmente. Vediamo per esempio cosa succede se io guardo questo 4 e questo 2 che sta sotto. Anzi, posso spostare questo in modo da avere perfettamente allineato. Vedete, con questa riga vedo che al 4 di questa scala corrisponde il 2 di sotto. Ma questo perché 2 al quadrato fa 4. Proviamo col 3. Se vediamo il 3 qua, il 3 sopra c'è il 9. E così si può provare che, non so, il 4, adesso il 4 c'ha sopra di sé il 16, vedete? E questo è il 10, questo è il 20, qui c'è scritto 2, ma arrivato al 10 queste sono tutte decine, infatti al fondo c'è 100, no? Quindi questo è il 16, in mezzo c'è il 15, questo è il 16, guardate il 4 e 16 e così via, si può andare a vedere tutti i quadrati. Però i quadrati interessano relativamente, perché i quadrati sono moltiplicazioni e non sarebbe... La cosa invece molto più utile, estremamente sofisticata per il tipo di possibilità che si aveva prima delle calcolatrici, è l'operazione inversa, quella dell'estrazione di radice, perché come io qui col 9 qui trovo la radice sotto che è il 3, perché facendo così faccio il quadrato, ma facendo così da sopra sotto trovo la radice. Così posso trovare le radici di numeri che non sono poi così facili. Per esempio la radice di 6, mica è un numero intero, però qui posso vederlo. Io metto la tacca in corrispondenza del 6 qua sopra e sotto vedo che cosa. Qui c'è il 2, qui c'è il 3, qui sarà il 2,5, qui è un 2,45. Più o meno. Vediamo cosa mi dice la calcolatrice. Se io faccio 6 radice viene 2,45 e così per altri casi. La radice di 10 noi l'abbiamo studiata così a memoria come radice notevole, sappiamo che è 3,15 o 16. Vedete che qui il 10, se vado giù mi trovo il 3, il 4, questo è il 3,5, 3,1, 3,2, qui in mezzo a 3,15 più o meno c'è la radice di 10 e così via. Qualsiasi radice con la precisione delle due cifre significative me le posso trovare con questa seconda scala che nel regolo è posta esattamente sopra la parte sul bordo superiore della parte scorrevole. Ovviamente si possono fare altre scale, tipo quella in cui non c'è raddoppiata la scala logaritmica, ma è triplicata, quindi ci sono tre fette, l'1, il 10, il 100, il 1000. Quella scala così triplicata mi permette di trovare radici cubiche e così via. Ci sono scale per trovare logaritmi, per trovare sine, cose, tutte queste cose qua.